Ciao ragazze, oggi voglio rispondere al tag di Chiore83 a cui mando un mega bacione, la seguo sempre. 15 prodotti che uso tutti i giorni. Allora, vi dico già che sarebbero stati più di 15, però io ho preso questa scatola, ce l'ho messi tutti 1, 2, 3, 4. Quando sono arrivata a 15 mi sono fermata. Ve l'ho detto, sarebbero stati di più, ma mi sono fermata. Allora, non ho messo. Vabbè, insomma, andiamo avanti, vi faccio vedere quello che ho messo, non quello che. Non parliamo di quello che non ho messo. Dunque, come prima cosa, io sto cercando di finire, è molto diverso, lo Snow Fairy di Lush. Io ho questo, l'ho comprato l'anno scorso, in quel famoso pacco che presi dall'Inghilterra, che poi alla fine non arrivava, e morale della favola, mi è arrivato doppio, ne ho due addirittura, e io questo sto cercando di finirlo, sono tipo qua più o meno, e l'altro non lo userò. Mi piace comunque la boccetta rosa da tenere in bagno, quindi l'altro lo terrò così, anche perché lo odio. Non lo odio, però non mi fa impazzire. È dolce, è veramente solo dolce. Non lo so, non lo so, non mi piace. Io amo le profumazioni dolci, mi piacciono le profumazioni allo zucchero filato, alla fragola, ma questa al cioccolato bianco, ma questa veramente allucinante, ragazze, è dolcissimo. E doveva essere pieno di glitterini. I glitterini sono finiti tutti sul fondo, non so se li vedete, e non sono più nel sapone. Mi hanno detto le ragazze di Lush l'ultima volta che quando abbiamo fatto l'evento, che quest'anno hanno messo dei glitter diversi e in teoria dovrebbero rimanere nel sapone, insomma dovrebbero galleggiare. Questi sono finiti tutti in fondo, ma a parte questo particolare che non è importante, non lo sopporto, è veramente troppo dolce. Andiamo. Stavo dicendo andiamo avanti quando la fotocamera si è spenta perché le pile si sono scaricate. Andiamo avanti. Allora, sapete tutte che io sto usando il Non ti scordar di me come struccante. Adesso ne ho uno di Avril liquido solo per gli occhi. Vorrei fare una pausa da questo e usare quello per finirlo, perché insomma lo vorrei per finirlo, per usarlo lo vorrei provare. L'ho rimandato, rimandato, rimandato perché non mi fanno impazzire gli struccanti liquidi. Sulla teoria, poi sulla pratica invece alla fine mi piacciono. Comunque questo è già un bel po' avanti. Vorrei provare quello. Comunque al momento sto usando il Non ti scordar di me insieme all'acqua di sole. Sapete che io uso soltanto acqua di luna. Questo è quello che mi hanno regalato all'evento Lush. Adesso sto usando questo per fare una pausa da acqua di luna, acqua di sole, insomma, come tonico. Andiamo avanti. Non so dove appoggiare le cose. Farò un casino, di sicuro una strage. Si romperà tutto. Andiamo avanti. Allora, passiamo ai capelli. Ho messo anche i prodotti che sto usando per i capelli. Sto usando in questo momento la confezione mini della Green Natural di shampoo per lavaggi frequenti al lino e ortica. Lo volevo provare, quindi ho preso la versione mini e vi faccio vedere l'inci, ma ve lo faccio vedere, no, è a ruotare anche questo. Andatelo magari a vedere sul sito. E mi piace, non mi fa impazzire la profumazione, però lo shampoo mi piace, quindi ci sta che poi alla fine decida di comprarlo in versione full. Questo è un 100 ml, eccolo qua, sì, lo vedete. E niente, mi piace come shampoo e mi sto trovando bene. Sto utilizzando poi come balsamo, lo sapete benissimo, ve l'ho già detto mille volte, il balsamo di Bioficina Toscana. Avete visto che l'ho appena ricomprato nell'ultimo video haul, perché questo, come vedete, sta per finire e quindi ero tutta impanicata perché mi stava finendo il balsamo. L'ho ricomprato, vedete, è proprio tutto strizzato e niente, ve ne ho già parlato, quindi andiamo avanti. Vorrei provare anche quello nuovo, vediamo, 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 vediamo. Allora, di cosa vi parlo? Ovviamente non potevo non inserire il Clarisonic perché lo utilizzo tutti i giorni. All'inizio lo utilizzavo mattina e sera, poi ho deciso di utilizzarlo soltanto la mattina. Io gli ho cambiato la testina, aveva la testina quella normale, insomma, per peli sensibili, e poi c'è quella per peli molto sensibili, ma non mi piaceva perché io la sentivo bucare. Secondo me non era per tanto per peli sensibili, insomma.
la sentivo bucare parecchio, ora questa è ancora bagnata da stamattina. E io ho preso la cashmere, è un pochino più lunga rispetto a quella normale ed è molto più morbida. Ora voi la vedete così, è bagnata e niente, però è veramente fantastica, è morbidissima, non la sentite neanche, fa proprio un massaggio bellissimo e leggerissimo rispetto a quella testina che c'era insomma in dotazione. Dunque, le mie gatte decidono sempre di voler uscire o entrare quando io sto girando un video. Comunque, stavo dicendo che ho, insomma, il Clarisonic era per forza da mettere nei prodotti che uso tutti i giorni, perché lo uso effettivamente tutti i giorni, e lo sto utilizzando insieme alla crema detergente di Biofficina, sì, di Neve Cosmetics Beauty Farm, e l'ho presa un bel po' di tempo fa, è quasi finita, anche questa la dovrò ricomprare, mi piace un sacco la profumazione, è buonissima. È buona, 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 è veramente fantastica, è molto liquida, io la utilizzavo anche per fare le maschere perché è 2 in 1, vedete? È 2 in 1, si può utilizzare sia come detergente che come maschera viso, vi faccio vedere anche l'inci intanto che vi racconto. Io l'ho utilizzata anche per fare le maschere, magari quando mi facevo il bagno la domenica me la mettevo su e mi immergevo nella vasca e stavo a mollo nella vasca con questa sulla faccia. È liquida e quindi non torna benissimo da quel punto di vista, però è veramente buona, lascia la pelle profumata e liscissima, è veramente ottima. Io la ricomprerò sicuramente perché col Clarisonic mi sto trovando veramente bene con questa. Quindi insomma appena la finirò la ricomprerò. Andiamo avanti, come struccante e detergente e struccante sto usando questa schiuma viso all'aloe della BioArt. Allora, io inizialmente l'ho presa perché pensavo, ho letto deterge e strucca e non ho fatto caso che fosse una schiuma. C'era anche scritto bello grosso, aloe schiuma, non so se lo vedete. E l'ho presa pensando fosse un detergente liquido, insomma, un detergente in gel o quello che fosse, non in schiuma. E quando sono arrivata a casa ho detto no, la schiuma no, e poi invece mi piace un sacco e devo dire che strucca anche bene, strucca anche, non completamente, però strucca bene anche il mascara, e di solito invece questi struccanti fanno un po' di difficoltà con il mascara, invece alla fine mi sono trovata bene, sono contenta di averla presa e non so se la riprenderò, ma mi piace, comunque non è un prodotto che mi dispiace, insomma, per cui mi dispiace aver sbagliato, diciamo così. Andiamo avanti. La sto utilizzando tutti i giorni, tutte le mattine più che tutti i giorni, i sieri di Biofficina Toscana, ve li faccio vedere tutti e due, ne uso uno o l'altro, insomma questo è quasi finito, questo è proprio, vedete, è proprio quasi finito, e questo è quello nuovo che vi avevo fatto vedere, e quindi tutti i giorni sto utilizzando questi sieri fantastici. Io li amo perché mi illuminano tantissimo la pelle, ve l'ho detto, li uso tutte le mattine. Ad agosto ho usato soltanto questi, non ho messo neanche la crema, invece ora comunque tendo a mettere, a preferire, tendo a mettere anche la crema perché insomma la stagione è un po' diversa rispetto, il tempo è un po' diverso rispetto ad agosto e quindi metto anche la crema, però vi ripeto, quando era proprio caldo mettevo soltanto quelli e mi bastavano perché idratano a fondo, e poi ve l'ho detto, la pelle è super super luminosa, proprio la vedo la differenza, mi piacciono un sacco e poi ragazze hanno un profumo buonissimo. Io però l'ho provato soltanto questi due, ce n'è un altro che non mi ricordo, però mi sembra che sia quello per pelli grasse, io non credo, quello credo che non lo userò perché non ho la pelle grassa, però questi mi piacciono un sacco. Ah, e poi c'è quello classico per tutti i tipi di pelle, insomma, che io non ho usato. Poi sto utilizzando, ho finito la crema, ancora non ho fatto il video dei prodotti finiti perché non ne ho ancora tantissimi, ho finito la crema viso che stavo utilizzando, quella di Neve Cosmetics, sono andata a ricomprarla l'altro giorno, ieri, ma non ce l'avevano, e ho preso l'emulsione viso preventiva della Biofficina Toscana. La ragazza del negozio, per pelli giovani e delicate, la ragazza del negozio, non so se vedete, la ragazza del negozio, insomma, stavo dicendo, mi ha detto, ah, prendi questa per pelli giovani. Faccio, guarda che io non sono proprio così giovane. Magari mi vedi giovane, ma io non sono giovane. Però, vabbè, sono giovane, tra virgolette, ovviamente. Insomma, mi ha venduto quella per pelli giovani, perché comunque, effettivamente, anche se ho 34 anni, non è che ho la pelle rincarta, pecorita, come se ne avessi, insomma, 40. No, 40 anni non si ha la pelle rincarta pecorita. Comunque, vabbè, non ho rughe, non ho niente di particolare. E quindi mi ha dato questa. L'ho messa ieri sera, l'ho messa stamattina. L'unica cosa,
Non mi fa impazzire, mi resta leggermente umida. Allora, qua mi si asciuga, mi resta leggermente umida qua ed è una cosa che io non sopporto. Stamattina ne ho messa un pochino meno perché comunque anche la ragazza ieri mi ha detto di metterne poca e un po' meglio è andata. Però devo ancora capirla, devo ancora capirla bene. E la profumazione è una profumazione delicata, quella che mi ha fatto provare in negozio non mi è piaciuta per niente. Aveva tipo un profumo, non so, di gelsomino, di fiore. Però mi ha detto lei che l'hanno cambiata. Infatti, effettivamente, questa non ha la stessa profumazione di quella che ho provato ieri in negozio. Meno male perché non mi piaceva per niente l'odore. Io comunque amo la Biofficina Toscana, proprio la amo alla follia. E quindi l'ho presa volentieri da provare e vedrò di cercare di trovare un equilibrio, insomma, per non farmi appiccicare la pelle. Andiamo avanti perché sto chiacchierando troppo. Andiamo avanti e come fondotinta, lo sapete, io sto utilizzando il Flat Perfection, che vedete un altro bel bucone. Si è bucato di nuovo, è una disperazione. Io non so se la prossima volta ricomprare questo o se cercare qualcosa di simile, magari di un'altra marca, perché questo veramente finisce alla velocità della luce. Io lo utilizzo sia come fondotinta e lo sto provando ad utilizzare con una spugnetta ed è molto coprente con la spugnetta, solo che secondo me si consuma alla velocità della luce, ancora peggio con la spugnetta. E quindi non lo so, non lo so, non lo so, non lo so, però lo amo e poi lo uso per fissare, per esempio, se uso la BB cream o se uso qualcos'altro, insomma, un fondo, un altro fondo, eccetera. Scusate, lo utilizzo anche come cipria perché comunque è talmente leggero che si può utilizzare anche come cipria, però ragazzi, si consuma veramente troppo in fretta. Comunque andiamo avanti e vediamo un po'. Allora sto utilizzando come correttore il nascondino di Neve Cosmetics. Vi faccio vedere, questo è lo 02. Ho anche il guava. Questo è scavicchiatissimo. Ho fatto un prestissimo a scavicchiarlo effettivamente. Pensavo che mi sarebbe durato una vita e invece no, in un paio di mesi ho fatto il buco. E mi piace, è un pochino secco, però comunque a me piace. Ieri ne ho preso uno nuovo, sempre al negozio bio dove ho comprato la crema, di un pelo del gatto, non mi ricordo che marca, l'ho pagato una cifra esagerata, lasciamo perdere, però è un pochino più morbido rispetto a questo e voglio provare insomma la differenza tra questo qui così secco, anche se non mi secca particolarmente, e quello un pochino più morbido. Io oggi ho su quell'altro, vedremo come si comporta perché è il primo giorno che lo utilizzo. E quindi non vi so dire. Come mascara, sto utilizzando tantissimissimissimo, praticamente quasi esclusivamente il Dior Fluid, il Dior Addict It Lash, è difficilissimo da dire. Questo mascara fantastico, qua c'è la scritta Dior. La mia gatta è fuori che vuole entrare di nuovo, lasciamo perdere. Questo è lo scovolino. Le setole sono in gomma ed è un mascara fantastico, ragazzi. Io ve ne ho già parlato, ho fatto un post sul blog, insomma, io lo amo e sto usando soltanto questo perché è fantastico. Spero di riuscire a finire senza staccare di nuovo. La gatta è entrata, quindi adesso dovrebbe essere a posto. E vi stavo dicendo del mascara, andiamo avanti. Non ho inserito né un blush né un ombretto perché non sto usando soltanto un blush e soltanto un ombretto, sono in fissa con Sassy Salmon di Benecos, è bellissimo, e poi sto utilizzando il mio preferito, il fluid, il bla bla, non mi viene in mente, quello fluido di Nabla. E poi di ombretti sto utilizzando tantissimo, me l'ha stregata della palette Duochrome, e poi Entropy, e quello liquido di Lush, quindi non li ho inseriti perché no. Non ho scelto, non era un solo prodotto e quindi non li ho inseriti. Come balsamo labbra sto usando tantissimo sia la mattina che la sera perché lo tengo in bagno, quindi praticamente la mattina quando dopo che mi sono lavata il viso e messo la crema lo metto su e la sera quando mi strucco lo metto su. Il burro di cacao di Benecos ed è fantastico, lo amo. Infatti vedete l'ho già anche un po' consumato, è normale così con qualsiasi balsamo labbra, è in sapore e lucida un po'. Non so se ce l'ho su anche adesso, è lucida, è un bel lucidino, insomma a me piace un sacco, mi trovo bene, mi piace, è morbido, però anche se è così lucidino non è un
unto, oleoso, insomma, è fantastico. Mi piace un sacco e sicuramente sarà uno di quelli che ricomprerò, se mai riuscirò a finirlo, perché io non ho mai finito un balsamo labbra nella mia vita, quindi lo so, mi vergogno a dirlo, ma non l'ho mai finito. Pallina, vieni amore. Vuole uscire di nuovo. Cosa le faccio? Le tiro il collo come alle galline. Poi vediamo un po' cosa è rimasto. È rimasto l'ultimo prodotto, il quindicesimo prodotto. È la mia amatissima crema di Fitocose al crema mani e unghie al burro di karité di Fitocose. Eccola qua. Io vi ho fatto un video specifico su questa crema. Non c'è l'INCI perché mi sa che l'INCI era sulla scatola, quindi non ve lo posso far vedere. Io la amo, la sto finendo, non so se lo vedete. Infatti, dopo cercherò un sito, non riesco a trovarla da nessuna parte. Non mi ricordo dove l'ho comprata. Dovrei riguardarmi tutti i video. Se ve lo ricordate, se ve lo ricordate voi, scrivetemelo nei commenti. E insomma, la voglio cercare perché io la amo veramente. È la mia crema del cuore. So che ve lo dico spesso. Questo è il mio prodotto del cuore, e poi cambio. Questa al momento, ecco, facciamo così, al momento è la mia crema del cuore, io la stramo, la follia, me la metto tutte le sere prima di andare a dormire. È un pochino unta rispetto alle mie classiche, alle classiche che piacciono a me, ma questa è fantastica. E quindi, insomma, voglio, ve la sto facendo vedere al contrario, va bene, tanto abbiamo capito. Non so se prima ve l'avevo fatta vedere giusta. La voglio la voglio cercare e ricomprare perché mi piace un sacco. Non posso assolutamente farne a meno, come vedete, infatti. La sto centellinando un po' ultimamente perché mi è preso un po' il panico quando ho capito che stava per finire. Però, insomma, la amo. E questo era l'ultimo prodotto. Ve l'ho detto, non ho inserito dentifricio, non ho inserito il sapone intimo, non ho inserito altre cose. Per esempio, ultimamente sto portando tanto lo smalto, ma non ne porto mai un colore particolare, quindi non ho inserito quello, insomma, però la maggior parte delle cose che sto utilizzando tutti i giorni, assolutamente tutti i giorni, ve le ho fatte vedere. Lo so che sono. No, non sono tanti, però insomma, 15 prodotti usati costantemente tutti i giorni forse sono abbastanza, però insomma, questi sono. Io vi mando un mega. Io vi mando un mega bacione, stavo dicendo, e vi taggo tutte. Se volete fare questo video tag, mettetelo poi sotto nei commenti, lasciatemelo, io li guarderò tutti sicuramente perché mi è piaciuto molto questo video tag. Insomma, mi piace vedere quali sono i vostri prodotti del cuore, quelli che usate tutti i giorni. E niente, vi ricordo che è in corso il giveaway e ci vediamo al prossimo video. Ciao ragazze!